No, appunto, ho sbagliato nel primo stacco, nello stacco precedente, non va l'intervista Adriano Sgro, quella vale 10,50. Adesso abbiamo subito invece l'intervista all'assessore Giovanni Bettarini, assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Firenze, al quale abbiamo chiesto appunto di capire insieme come sta andando il confronto sull'applicazione della Bolkestein e sulle liberalizzazioni. Sentiamo che cosa ci ha detto Giovanni Bettarini, assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Firenze. Bene, allora siamo al telefono con l'assessore Giovanni Bettarini, assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Firenze, a quale chiediamo naturalmente che prospettive ci sono per il prossimo anno. Radio Rete Edicole sta cercando un po' di capire in giro per l'Italia quale sarà lo scenario che ci sarà a proposito del rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico. In molti comuni si è cominciato a discutere, in altri nemmeno si sa di che cosa si tratta. Io volevo capire a Firenze voi che linee seguirete, considerando che c'è stato un interessante pronunciamento di tipo giornalistico del presidente dell'ANCI, il neo presidente De Caro, che ha detto, ma insomma, sulla Bolkestein, la liberalizzazione, l'occupazione di suolo pubblico, bisogna tenere conto di tanti fattori, tra i quali appunto anche il destino lavorativo. No, non c'è dubbio. Allora, la Bolkestein rappresenta un momento che su alcuni settori servirà per fare un grande rinnovamento e probabilmente anche per capire la congruità di certe presenze con la città e la continuità anche in qualche modo. Faccio un esempio, a Firenze ovviamente è nota per il flusso turistico che ha, il numero molto alto di turisti, fortunatamente per la città. Questo ha portato al fatto che buona parte del commercio ambulante si sia trasformato in maniera che forse un po' troppo, come dire, è più, serve di più il turismo a questo commercio che non il commercio al turismo. Allora lì noi andremo a intervenire cercando di portare un innalzamento di qualità. Diverso il discorso delle edicole che sono presenti ovviamente in tutta la città, che sono presenti nel tessuto cittadino e che fanno un servizio di fondamentale importanza. Purtroppo sappiamo tutti che questo tipo di attività non passa un bel momento, infatti ultimamente abbiamo avuto a Firenze diverse chiusure di questi tipi di attività. Dunque, incontrando gli operatori, i rappresentanti delle categorie, ma anche dei singoli edicolanti che ho incontrato, anche perché vado a comprare il giornale, perché spesso li incontro, ho spiegato che per noi il punto di vista è quello di una tutela del tessuto presente delle edicole e una riflessione da fare che sostanzialmente è quella da capire sul numero, sulla distribuzione nella città. L'idea di base è di confermare le presenze che ci sono, che fanno un lavoro secondo noi egregio, e provare magari ad affiancarle anche con qualche servizio innovativo. Ecco, assessore, lei è stato davvero convincente un po' su tutta la linea. Io infatti le avrei chiesto, in un periodo di forte crisi, ma anche di ricerca di nuove funzioni nel contesto urbano, cittadino, delle edicole, a voi mi sembra di capire che almeno siete sulla linea dell'innovazione, perché comunque appunto forse avete colto l'elemento importante che le edicole sono un patrimonio proprio per la loro diffusività, per la loro presenza nei territori. No, non c'è dubbio. Come si sa, tenere insieme una città e cercare di renderla viva, attuale, significa anche tenere insieme dei tessuti. Senza dubbio le edicole sono una parte importante di questi tessuti perché sono diffuse su tutto il territorio, hanno un contatto continuo con i cittadini, si stabilisce spesso tra l'edicolante e i suoi clienti, molto, quasi sempre, soprattutto nelle zone di quartiere, un rapporto di amicizia, di fiducia, un rapporto però personale, che è quello che fa, come dire, il valore nelle città. Allora, c'è da distinguere due aspetti. A noi non piacciono le edicole che, come è successo qualche volta nel centro di Firenze, si trasformano in centri di informazione turistica organizzati per questo. Le edicole devono svolgere prima di tutto il loro lavoro, che è quello di vendere giornali, che è tra l'altro un aspetto fondamentale anche da un punto di vista proprio del dibattito democratico e politico. Noi però abbiamo detto un'altra cosa, non cambiate mestiere, ma se continuate a fare il vostro mestiere, che è quello che a tutti noi interessa, noi siamo disposti a provare a trovare delle cose per supportarvi, che possono essere
servizi di anagrafe di base, che possono essere servizi innovativi, servizi di informazione da parte del comune, perché le edicole per la loro diffusione possono essere delle specie di sentinelle sul territorio, possono essere delle specie di portavoce anche delle amministrazioni comunali, e questo può contribuire a renderle vive, ad avere più persone che entrano nelle edicole e che magari poi comprano anche un giornale in più, che quello penso poi alla fine sia davvero nell'interesse di tutti, perché il fatto che noi siamo un paese dove si leggono sempre meno giornali è uno dei segni di una crisi di dibattito pubblico che c'è, è sicuramente una cosa che non fa bene, perché certo, comunque i giornali sono luogo d'approfondimento, sono luogo di discussione, sono luogo di informazione e in definitiva di cittadinanza. Dunque, parole molto chiare dette appunto dall'assessore al commercio del Comune di Firenze, quindi non certo un comune di seconda linea in Italia. Allora io la vorrei sfruttare, come dire, utilizzando i microfoni perché lei si rivolga poi agli altri suoi colleghi, perché molti colleghi suoi e soprattutto i sindaci dei piccoli centri hanno in testa l'edicola, insomma, un po' anche le altre attività commerciali come una sorta di bancomat, perché certo questo non è un periodo positivo nemmeno per i comuni, per i loro bilanci comunali. No, ora questo non lo so francamente, io ho fatto attività anche, sono stato sindaco di un comune più piccolo vicino a Firenze, Borgo San Lorenzo, e mi ricordo che comunque questo tipo di atteggiamento ce l'avevo anche lì, cioè il tema dell'edicola è un tema comune credo a tutte le amministrazioni italiane, le edicole fanno un lavoro fondamentale, vanno tutelate, è un momento difficile. Ribadisco, la Bolkestein non va vista solo come un rischio, va vista come un'occasione di fare una ricognizione, come si dice, mettere a pulito certe situazioni. Serve per riparlare delle regole comuni a tutte e serve per stabilire le priorità. Quali sono le nostre in ordine alle edicole? L'ho già detto, perché penso che le edicole si facciano sì, un lavoro utile, e davvero, davvero penso che la crisi della carta stampata sia una cosa che ci faccia, che ci debba far riflettere tutti, perché è un aspetto molto, molto delicato, e perciò bisogna tutti insieme collaborare per gli strumenti che abbiamo in mano. Noi questo ce l'abbiamo, perciò su questo vogliamo dare una spinta, un aiuto. Grazie assessore, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi. Arrivederci. Buona giornata, capo, arrivederci. Allora, abbiamo appena sentito l'assessore al commercio del Comune di Firenze in questa intervista che abbiamo registrato questa mattina presto, un tema sicuramente importante per gli edicolanti. Ora ne affrontiamo un altro importante, non direttamente per gli edicolanti, ma insomma in seconda istanza, quello del rinnovo del contratto del pubblico impiego, quindi con qualche piccolo aumento anche per quanto riguarda la busta paga, ecco perché c'è un nesso, diciamo così, anche diretto con l'attività commerciale, con l'attività produttiva, insomma con la ripresa in una crisi che è stata fortemente segnata dall'arretramento dei redditi da lavoro. Ne parliamo con Adriano Sgò, sindacalista della CGIL del pubblico impiego. Buongiorno Adriano. Buongiorno a voi. Allora, anche Adriano abbiamo disturbato questa mattina presto, insomma, per cercare di reperirlo, per stabilire il contatto e l'appuntamento, e lo ringraziamo di questa sua buona volontà ad un confronto che insomma alla fine è su un fatto che è accaduto poche ore fa, perché l'accordo quadro è uscito fuori ieri sera. Allora, si diceva appunto di questo salario, che poi il primo capitolo dei tanti, c'è da dire, di questa intesa che porterà alla firma materiale del contratto. Dicevamo di un salario 85 euro spalmate in 3 anni, sembrano un po' poche, soprattutto se in riferimento a quanto effettivamente avrebbero dovuto prendere gli statali se si fossero rispettati i rinnovi canonici che mancano ormai da circa 7 o 8 anni, adesso non ricordo con precisione. A te la parola, Adriano. Sì, grazie per l'opportunità che mi viene concessa. Voglio però subito precisare che non siamo al cospetto di un contratto sottoscritto. È un verbale con una serie di impegni,
con dei contenuti che sono sicuramente importanti, e se dobbiamo dare valore a questi impegni, dobbiamo comunque chiarire che abbiamo, come dire, da realizzare tutta una serie di accordi. E comunque un verbale interessante che arriva in una scadenza importante, dobbiamo misurarlo per questo. Però, come dicevi tu, Fabio, se noi andiamo a valutare il primo punto, o perlomeno uno dei punti, quello più importante della questione economica, non possiamo che dire che questi 85 euro mantengono un grande punto interrogativo. Si consideri che i contratti del pubblico impiego sono scaduti al 31 dicembre del 2009, che in riferimento a questo verbale ci consegna un impegno a sottoscrivere un contratto che varrà dal 2016 al 2018, quindi la copertura degli aumenti riguarderà comunque 9 anni di assenza del contratto e quindi quando andremo a verificare questi 85 euro stiamo parlando di una cifra che deve commisurare retribuzioni che non sono aumentate alla fine per 7 più i prossimi 2 anni, 9 anni in tutto. Per quanto riguarda la percentuale di inflazione che si doveva recuperare fino a quest'anno, avevamo circa 10 punti di inflazione sommata nei vari anni che ci consegnavano una richiesta di almeno 150 euro di aumento. Gli 85 euro, certo, sono una cifra che non sarà inferiore, ma sono medi e quindi stiamo parlando di un aumento di circa 55 euro netti a livello medio. Ecco, Per cui gli interrogativi restano tutti, Fabio. io questi conti non li avevo fatti, naturalmente. Tra l'altro, i testi non sono ancora a disposizione, quindi bisognerà poi capire più nei particolari. Tuttavia, a detta delle organizzazioni sindacali, questo contratto cambia un po' l'aria che dopo la legge Brunetta e alcuni provvedimenti sul pubblico impiego era rimasta sicuramente chiusa dentro a un perimetro in cui il protagonismo dei lavoratori sembrava essere un po' scemato. Ecco, anche tu ti sei fatto questa idea, cioè che c'è comunque un nuovo ruolo, una nuova funzione per i sindacati nel confronto con il governo, per esempio sull'organizzazione del lavoro, sull'efficientamento, questi capitoli così importanti nel pubblico impiego. Certo, Fabio, se si dovessero realizzare le previsioni contenute in quello che è ancora un verbale di impegni, con un testo che tra l'altro adesso è a nostra disposizione, se vuoi poi lo posso anche mettere a disposizione della radio per i vostri interessi, che sta girando. Ecco, se si dovessero realizzare quegli impegni, possiamo dire che in effetti viene sconfitta una linea, anche quella del governo Renzi, che pensava di poter procedere senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Ad esempio, tutto il punto che prevede una contrattazione sull'organizzazione del lavoro e sulla destinazione delle risorse verso il miglioramento dei servizi è un punto chiaramente estremamente positivo, ovviamente, se si dovesse realizzare. Va detto però che l'impianto di questo verbale, che consta di 4 punti importanti, per quanto riguarda le relazioni sindacali, ripristina una superiorità del contratto rispetto agli atti unilaterali legislativi, ha una parte normativa, la seconda, che rimette ancora una volta al centro il miglioramento dei servizi e la partecipazione dei lavoratori, e poi c'è la parte terza, che è la parte economica, che ti dico appunto che è quella più critica, su cui bisogna davvero esplicitare il confronto e capire anche se al verbale farà seguito un finanziamento, un'appostazione di risorse che possa dare gambe ad un aumento salariale. Poi c'è tutta la parte finale, la quarta parte, che è un monitoraggio dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, anche quella che è un pezzo che impegnerà le parti a controllare se le cose, la dico così brevemente, andranno bene. Voglio però ripetere la mia grande preoccupazione, che riguarda gli aumenti salariali, e lo dico non solo per le finalità riguardanti i dipendenti, ma anche per il tentativo che noi riponevamo sul contratto per innescare elementi che dal punto di vista economico potessero un po' ribaltare la condizione dei lavoratori e dell'economia. Io lo dico sempre, te lo dicevo anche, come dire, non nelle trasmissioni.
Un edicolante che lavora nella mia zona dove abitano tanti dipendenti pubblici è stato costretto a chiudere proprio perché